Amici di Android Blog, stiamo all'evento milanese per la presentazione di LG G3 a meno di 24 ore della presentazione internazionale di Londra di ieri. Finalmente possiamo vederlo e toccarlo con mano. Le dimensioni di questo smartphone sono quello che maggiormente colpisce, perché nonostante il display da 5.5 pollici, le dimensioni sono rimaste piuttosto compatte, o comunque più compatte di altri dispositivi che hanno la stessa diagonale. Parliamo infatti di 146.3 x 74.7 mm per 8.9 mm di spessore. Il peso è davvero contenuto, perché sono 146 i grammi di peso, che in mano risultano davvero leggeri nonostante le dimensioni generali. Infatti il materiale rimane plastica, anche se con una finitura metallica che rende il tutto più piacevole alla vista e anche al tatto, dando quella sensazione premium che forse mancava su G2. Per farvi un po' di paragoni, io prendo il G2 dell'anno scorso, ve lo sovrappongo per farvi vedere le differenze principali. Ecco qui, possiamo vedere come sì sia cresciuto, ma soprattutto sia cresciuto il display, ma non così tanto come si può pensare. Prendiamo anche un diretto competitor, parliamo di Galaxy S5, qui la differenza è ancora meno marcata. E nonostante il display di Galaxy S5 si vede sia molto più ridotto. Parliamo un po' di caratteristiche di questo LG G3. Innanzitutto il bellissimo display 5.5 pollici con risoluzione QHD e la bellezza di 538 pixel per pollice, una densità davvero eccezionale. Dove si vede questa densità? Si vede soprattutto nei video. Andiamo a vedere un video alla stessa risoluzione del display e potete vedere come si riescano a scorgere dettagli impossibili da vedere con qualsiasi altra risoluzione e con qualsiasi altro display. Usciamo un attimo dai video e vi parlo un po' di altre caratteristiche hardware del dispositivo. Andiamo a vedere come è fatto prima di tutto. In cima, capsula auricolare, camera frontale da 2.1 megapixel ma con maggiore ampiezza e con funzioni particolari per i selfie. Sotto nulla, i lati sono puliti, sinistro, destro come da tradizione LG. Dietro invece c'è praticamente tutto, i tasti che sono stati integrati meglio nel design del dispositivo, la camera che rimane da 13 megapixel ma trova un stabilizzatore ottico migliore e soprattutto un sistema di messa a fuoco migliore, perché dietro questa finestrella c'è un laser che permette di mettere a fuoco in 0,2 secondi qualsiasi soggetto in qualunque condizione di luminosità, e il doppio flash LED con colori diversi che servono per adattare la gamma cromatica alle nostre foto. Dietro qua lo speaker che è stato spostato nella parte posteriore per il semplice fatto che è stata aumentata la potenza e quindi ha bisogno di un po' più spazio per poterla esprimere al meglio. Speaker intelligente che permette di regolare il volume e la qualità sonora in base alle condizioni di rumore ambientale. Sotto jack da 3,5 per le cuffie e plug micro USB, microfono principale. Andiamo ad aprirlo questo LG G3 se riusciamo. Direi che è assemblato davvero molto molto bene, perché da aprire è davvero difficoltoso, però finalmente su questa generazione abbiamo la cover removibile, la batteria che rimane da 3000 mAh ma che ci è stato garantito ha la stessa efficienza del suo predecessore, e finalmente la memoria espandibile che va ad espandere i 16 o 32 GB che equipaggiano le versioni di questo G3. La versione da 32 GB, oltre al taglio di memoria maggiore, ha anche 3 GB di RAM, differenza di quella da 16. Andiamo a vedere un po' l'interfaccia nuova della fotocamera, che è stata semplificata al massimo. Se infatti andiamo a nascondere i pulsanti, possiamo fare un punta e clicca istantaneo e scattare la foto semplicemente toccando il punto che vogliamo fotografare, e se vogliamo far ricomparire le impostazioni possiamo farlo in questa maniera. Qui le impostazioni, le modalità che vedete sono state ridotte, ma sono state mantenute quelle più importanti, e qui le impostazioni per quanto riguarda le fotografie con l'HDR e lo scatto al CIS, lo scatto ritardato, eccetera. Per quanto riguarda i video, che adesso ho fatto partire cliccando quindi in prima funzione, chiudiamo, andiamo a vedere le impostazioni se riusciamo a recuperarle anche sui video. Eccole qua, qua le impostazioni con la possibilità di girare i video in formato Ultra HD. Molto bella questa interfaccia, molto semplificata, come tutta semplificata l'interfaccia generale su questo LG
G3. Andiamo a vedere quindi le impostazioni e le classiche tab che separano i vari ambiti delle impostazioni. Tra l'altro ogni ambito del telefono è stato colorato in modo diverso, le impostazioni sono con questo grigio azzurro. Andiamo a vedere poi come vi sia la possibilità nuova di ad esempio splittare lo schermo, dividerlo in due con questo dual windows, come si può vedere su alcuni terminali della concorrenza, per fare girare due applicazioni contemporaneamente, e come tutto, compreso la tendina delle notifiche, sia stato ridisegnato e ricordi le parti circolari del logo LG. Cos'altro dire con questo LG G3? Sono stati fatti molti passi avanti anche sulla tastiera. La tastiera è assolutamente intelligente, ridimensionabile, impara dal nostro stile di digitazione e va a modificare addirittura le aree tattili per agevolarci in quelle lettere che noi non riusciamo a premere in modo efficiente. Quindi un lavoro semplificazione generale di tutto l'uso smartphone, che passa comunque per un'ottimizzazione del design, un miglioramento di tutti quegli aspetti che convincevano meno su LG G2, un terminale quindi completo che assolutamente convince e che non vediamo l'ora di provare una volta che lo avremo in redazione. Per questa preview milanese quindi è tutto, un saluto da Alessio per androidblog.it.